Amici del test di Calcio League, bentornati. Siamo qui per la 19esima giornata, la seconda di ritorno. Lo scontro che ci andiamo a gustare è quello tra Revolution Desideri, dei presidenti Zimbaro e Motolese, contro Atletico e Basta, del presidente Ciro Matichecchia. Andiamo a vedere per Revolution Desideri, la squadra di mister Massimo Peluso, come scendono in campo, una rosa quasi al completo quest'oggi. I sette titolari sono con il numero 1 Convertini, al centro della difesa c'è Brancone, capitano Motolese a destra, Patronella a sinistra, Cavallo e Giovine a centrocampo, e unica punta bomber della squadra Cataldo Serio. Per quello che riguarda invece Atletico e Basta, di mister Aldo Palmisano, la vittoria servirebbe per cercare di uscire fuori dalle zone basse della classifica. Andiamo a vedere come scendono in campo. La formazione è un 2-3-1. Lo Russo tra i pali, Marangella e Annicchiarico, coppia difensiva, D'Amicis a centro di centrocampo, Basile a destra, Gianfrate a sinistra e unica punta Masella. Ma andiamo a vedere quello che è successo in questo primo tempo con le immagini. Primo tempo equilibrato, molto divertente, come sempre pieno di emozioni in questo test di Calcio League 2015-2016. A partire forte è la squadra che in classifica è più bassa, cioè l'Atletico e Basta. Infatti neanche due minuti e passa subito in vantaggio con Gianfrate, che raccoglie una palla sulla tre quarti, prova una botta dalla distanza sul primo palo, si fa trovare impreparato Convertini, disattenzione, ed è subito vantaggio per Atletico e Basta. Gianfrate al secondo minuto porta in vantaggio i suoi. Passano esattamente 8 minuti e al decimo c'è l'occasione per raddoppiare, ancora sui piedi di Gianfrate. Ottima l'uscita di Convertini, la palla arriva proprio a Gianfrate, che però non riesce a centrare lo specchio. Al sedicesimo arriva però il pareggio da una rimessa laterale di Motolese per Patronella, che di testa spinge dentro il pallone, si fa anche male nello scontro, nulla di grave, però si rialza. Al diciannovesimo Atletico e Basta con Basile sull'esterno, cross basso, Giovine in due tempi, sempre lui, su Gianfrate, il secondo intervento decisivo, salva la propria porta. Ancora Basile però al ventiduesimo da una rimessa direttamente di Lo Russo, cerca l'incrocio, la palla esce fuori. Al ventiquattresimo bello lo scambio tra Giovine e Serio, Serio dalla distanza prova un destro che si stampa sul palo esterno. Non ci sono altre occasioni, primo tempo che si chiude sul risultato di 1-1. Al rientro in campo la partita diventa ancora più entusiasmante. Le occasioni nei primi minuti sono da una parte e dall'altra, botta e risposta continuo. Partita sentita da entrambe le squadre, entrambe vogliose di portare a casa i tre punti. Andiamo a vedere subito quello che è successo. 10 minuti iniziali veramente di fuoco, tantissime occasioni. Parte al primo minuto Revolution Desideri, ha l'occasione per passare in vantaggio, Galeone mette in mezzo una palla perfetta per Zimbaro, che però ci pensa un po' troppo. Buono l'intervento di Lo Russo, che salva la propria porta. Al terzo invece è Masella che viene fermato da Convertini, pronta la risposta al quinto minuto con Patronella che ci prova dalla distanza, la palla finisce di poco fuori. Al settimo è Brancone a mettere in mezzo una palla ottima per Galeone, che non ci arriva, arriva però Serio che prova una bordata, attentissimo ancora una volta Lo Russo. Partita diventa veramente bellissima, quell'occasione è sui piedi di Gianfrate, Convertini però è attentissimo. Un minuto dopo ci prova anche Basile che sfiora l'incrocio,
al decimo. Masella fa tutto bene e offre il pallone a Capitan Blasi, che tutto solo viene fermato ancora una volta da uno strepitoso Convertini. Sulla stessa azione, sul calcio d'angolo battuto da Marangella, è Gianfrate a svettare benissimo di testa, non riesce però a trovare lo specchio della porta. Ma sul più bello, l'undicesimo, Cataldo Serrio con un colpo da genio, colpo di testa all'indietro, pallonetto sullo Russo, gol strepitoso dell'attaccante amaranto numero 9 Cataldo Serrio, il bomber della squadra, porta il risultato sul 2-1, gol veramente bellissimo. Al tredicesimo, l'occasione è anche sui piedi di Galeone, che potrebbe allungare le distanze, non riesce a incrociare. Ma al quattordicesimo, un ispiratissimo Cataldo Serrio con una bordata sotto all'incrocio, precisissimo, raddoppia per i suoi, porta il risultato sul 3-1, sempre lui. Tanto che basta, soffre il colpo, cerca di rispondere con Gianfrate al sedicesimo, ma due minuti dopo, in contropiede, subisce il gol del 4-1 realizzato con un mezzo cucchiaio da Galeone. Atletico e basta, sbilanciato alla ricerca di un gol per riaprire i giochi, soffre di questi contropiedi, ne approfitta Revolution qui con giovanissimo Galeone. Al ventesimo, la risposta di Atletico e basta capita sui piedi di Basile, che prova una mezza girata, neanche la fortuna sembra aiutarli, traversa, la palla rientra in campo. Al ventunesimo, Gianfrate, giocata bellissima su Cataldo Serrio, tunnel, rientra sul destro, brancone, devia in calcio d'angolo. Al ventitresimo ci prova anche D'Amicis, però un super Convertini continua a negare il gol a tutti. Siamo ormai alla fine e con un pizzico di fortuna nella carambola arriva anche la doppietta per Galeone, che firma il 5-1 per Revolution, abbracciato da tutta la panchina. Doppietta personale per lui oggi. È risultato di 5-1 quando siamo al 25esimo. Non ci sono più occasioni, entrambi, non c'è più tempo per segnare, l'arbitro fischia la fine. Il risultato quindi è di 5-1, 3 punti per la squadra dei presidenti Zimbaro e Motolese, migliore in campo Giandomenico Convertini, portiere di Revolution. La classifica dice Picciu di Fame primo, Prince a 48 punti secondo, Cellulopoli 40, L'Étoile 37, Reale Torri 36, Real Gold 35, Centro Studi Danza Carmen 33, L'Albero delle Caramelle 23, Regina Margherita 22 a pari punti con New House, San Pedros 21, Boca Juniors 18, Revolution Desideri si porta a 12 punti, scavalca i Grottagliesi e Riv Team a 11 punti, Atletico e basta 9, Outlet Diaz chiude a 7 punti. Andiamo a sentire i nostri microfoni quello che hanno detto i presidenti di Revolution. Abbiamo i nostri microfoni i presidenti di Revolution Desideri, Zimbaro e Motolese. Oggi hanno conquistato i 3 punti, finalmente stati sofferti un primo tempo dove non c'è, insomma, stato, non si trovavano le misure in campo, poi alla lunga sono usciti. La dichiarazione è accaduta dopo il match, presidente. È stata una solita nostra partita un po' sofferta, che se non prendiamo prima il gol non riusciamo a reagire in una maniera degna, però questa volta abbiamo avuto la forza di reagire nella maniera dovuta, abbiamo dimostrato che non siamo una squadra da buttare via, come fino adesso abbiamo dato sensazione che potessimo essere. Abbiamo conquistato i 3 punti, abbiamo rimosso la classifica e intendiamo fare un girone di ritorno all'altezza delle aspettative e della qualità della squadra, insomma. Secondo tempo c'è stato un po' di nervosismo in campo, soprattutto con l'altro presidente Zimbaro. Alla fine è finita tra sorrisi e abbracci, come giusto che deve essere. Questo match come l'ha visto il presidente Zimbaro? Sì, per me era una partita molto nervosa, ma poi si è conclusa così con una nostra vittoria grazie al merito della nostra squadra, che ha giocato benissimo, anche grazie al merito del nostro presidente Antonio. Abbiamo dato una bella mano a tutti e è andata bene così. Un applauso va fatto anche al portiere. Come si è comportato quest'oggi Gian Domenico tra i pali, come l'avete visto?
Gian Domenico è sempre stata la nostra punta di diamante, soprattutto quando non l'abbiamo schierato. E quindi adesso che adesso finalmente sta dimostrando il vero valore di Gian Domenico che noi conosciamo e ci sta dando delle grandi soddisfazioni, sinceramente. Vabbè, complimenti per questi 3 punti. Alla prossima, speriamo il prossimo match di continuare su questo. Speriamo bene, speriamo bene. Sicuramente. Speriamo bene. Grazie mille. Buona serata, grazie.